parlo a tutto tondo, che fosse congrua rispetto agli impegni cui dobbiamo attendere. Abbiamo attualmente in direzione di settore antimafia solo 6 magistrati, a fronte dei 7 che sono previsti in pianto organico. Gli stessi 7 sono del tutto insufficienti ad attendere quella che è l'emersione ormai da tutti condivisa delle cosche che gravitano su ben 4 delle province calabresi. Abbiamo 7 circondari, come più volte ha detto il dottor Bombardieri, e quasi mai la possibilità di mandare innanzi ai tribunali competenti un magistrato. Questa è la situazione ed è una situazione che sta raggiungendo dei livelli di intollerabilità. Questo per quanto concerne i magistrati, perché per quanto concerne il personale amministrativo la situazione è ancora peggiore, in considerazione del fatto che non abbiamo neanche un assistente per ciascuno dei magistrati. Per non parlare poi di quelli che sono i mezzi. La dotazione per esempio di automobili è del tutto carente, sebbene un ufficio come quello di Catanzaro ha delle distanze da percorrere ogni giorno per l'attività di udienza che sono non paragonabili a nessun altro tribunale italiano, in quanto dovete considerare per esempio che un magistrato deve con frequenza quantomeno bisettimanale raggiungere il tribunale di Castrovillari, che dista da Catanzaro 180-190 km delle strade calabresi. Quindi immaginate qual è l'onere che occorre attendere con autovetture che, come dire, sono del tutto insufficienti, e quelle poche che ci sono sono ormai usurate. Vi ringrazio. Cortese, portiamo tutti i microfoni da qui. Allora, intanto grazie alla Procura della Repubblica di Catanzaro, grazie al Procuratore Lombardo per le belle parole che ha voluto esprimere nei confronti della Polizia di Stato e che ovviamente continuiamo a ringraziare per la fiducia che continua ad accordare alla Polizia. I protagonisti in campo di questa operazione li ha già detti il Procuratore, sono sicuramente in primo luogo la squadra mobile di Catanzaro con il dottor Ruperti al mio fianco e i suoi uomini e le sue donne della mobile che hanno veramente lavorato con grande abnegazione e con grande capacità professionale. Sono ovviamente state supportate dal servizio centrale operativo e quindi dal dottor Andrea Grassi, che vedete qua seduto con noi, e la prima divisione, quindi gli uomini dello SCO, che ovviamente il nostro ringraziamento va al nostro personale, che poi ovviamente noi mettiamo sempre i nostri volti a favore di telecamere, poi i reali protagonisti a cui va anche il nostro ringraziamento sono i nostri uomini, che hanno dedicato mesi di attività investigative per sentire telefonate, pedinamenti, appostamenti e quant'altro. Quindi a loro va sicuramente il nostro grazie. La Polizia di Stato, come voi sapete, la vedete spesso nelle competizioni sportive, nell'ambito dell'ordine e della sicurezza pubblica, nell'assicurare il regolare svolgimento delle competizioni e soprattutto per prevenire i reati. Oggi però rappresentiamo una faccia repressiva, la polizia che interviene per interrompere o per reprimere condotte criminose. Nel commentare questa operazione va da sé che ci sono sentimenti contrastati e contrastanti di soddisfazione e di amarezza. Soddisfazione perché oggi portiamo questo brillante risultato di aver arrestato un sacco di soggetti che si davano da fare nel combinare le partite, e soprattutto nel poter dire che anche l'Andrangheta siamo riusciti a contrastare il clan Iannazzo la settimana scorsa, e partendo proprio dalle attività di Iannazzo siamo riusciti a ottenere questo risultato. Quindi ritengo che sia speculare di come la ramificazione dell'Andrangheta sia ormai arrivata a livelli veramente esorbitanti, non soltanto nei settori criminali e nei luoghi che voi conoscete bene, tipici dell'attività criminosa, ma oggi riusciamo a
documentare e raccontare la ramificazione di questo potere criminale anche nel mondo dello sport e del calcio. Se ci sono sentimenti di soddisfazione, rimane ovviamente un sapore amaro in questa indagine, in questa inchiesta, che capite benissimo come intere generazioni, giovani e meno giovani, che amano il calcio e che tutti i giorni seguono la propria squadra come tifosi o come simpatizzanti o quant'altro, nel leggere e vedere questi risultati non può che restare l'amaro in bocca e l'amarezza di come protagonisti del calcio, che siano calciatori, allenatori o presidenti di società o dirigenti, abbiano disatteso e mortificato le speranze e le illusioni di chi ancora crede oggi nella purezza del calcio e dello sport. Ecco perché ritengo che oggi forse probabilmente la nostra parte come polizia giudiziaria lo abbiamo fatto, e questo è un risultato importante, ma probabilmente è un momento di riflessione anche per altri organismi che sono competenti in questo settore, per prendere sempre di più consapevolezza di quello che è successo oggi con questa indagine. Probabilmente, se ci sono spunti su cui intervenire per evitare che si possano ripetere fatti in futuro, questo è un auspicio che oggi penso tutti quanti noi ci sentiamo di dire e di invitare alla riflessione chi deve riflettere. E per aumentare l'amarezza di questa indagine, io passerei la parola, nel ringraziare ovviamente ancora il dottor Grassi e i nostri uomini dello SCO per il contributo determinante che è stato, soprattutto nei collegamenti con le altre province e con l'estero. Io direi, per aumentare l'amarezza e quindi raccontare posso i dettagli, dire, dottore, che il procuratore nazionale Stefano Palazzi ha già preso contatti con la procura di Catanzaro in persona del sottoscritto per sapere, conoscere e intervenire. E questo ci fa ben sperare che sicuramente chi deve... Ha preso contatti con la procura per sapere... Della procura federale. Ha chiesto già, si è messo in contatto avendo saputo stamattina di questa operazione, fornendo il suo contributo e chiedendo a noi di dare il contributo di conoscenze sufficienti e necessarie perché loro possano procedere. E ha detto anche che queste operazioni contribuiscono a disinquinare un mondo che altrimenti rischia di essere sempre più inquinato. Quindi devono servire. Sono di sfiducia e nello stesso tempo possono fare riacquistare fiducia, perché alla fine le cose emergono e uno dovrebbe imparare. Bene, io passerei la parola per i dettagli al protagonista assoluto di questa indagine, il dottor Ruperti. A lui e ai suoi uomini ancora i complimenti per l'operazione. Passo la parola, così sentirete i dettagli partita per partita e i vari arrestati. Poi avrete un comunicato stampa alla fine con tutti i nomi e le partite coinvolte. Buongiorno a tutti, il procuratore mi ha anticipato perché avrei sicuramente nominato il dottore Romano, col quale praticamente negli ultimi mesi ci vediamo e ci sentiamo quotidianamente, che ci sta, diciamo, da anni oramai seguendo con diciamo dei risultati che sono abbastanza positivi su tutto quello che abbiamo fatto sulla Venezia Terme. Il ringraziamento assoluto è alle persone che vedete alle mie spalle, diciamo che sono stati un po' fra virgolette torturati in questi mesi, però sempre col sorriso e con ampia soddisfazione da parte di tutti, perché hanno sia i ragazzi della mobile, qui sono mischiati con i ragazzi del servizio centrale operativo, perché hanno trascritto veramente, e non sono numeri così tanto per tirarli, ma almeno forse tutti insieme 10.000 intercettazioni utili, a volte conversazioni di 40 minuti, quindi provate a immaginare, e poi grazie al lavoro certosino che abbiamo fatto, anche veramente, perché tenete presente che questa è un'attività che a noi esce un po' fuori, anche per alcuni aspetti, la prendiamo sul nostro territorio e ci spostiamo in un regime di territorio nazionale e anche all'estero, e quindi è stato un sacrificio ultroneo rispetto a quello che normalmente facciamo di lavoro sul territorio del distretto che ci riguarda. Detto questo, l'indagine parte, come ha detto il procuratore, da Iannazzo Pietro,
Iannazzo Pietro e i suoi contatti col presidente Moxedano del Neapolis e il direttore sportivo Ciccarone. Sono tutti rapporti che decifriamo nell'immediato e sono rapporti che cercano di avere la forza di Iannazzo sul territorio e attraverso la sua forza una serie di alterazione di risultati e di combin sportive, all'inizio tese a far vincere il campionato di calcio al Neapolis. Presidente Moxedano è un personaggio conosciutissimo nell'ambiente del calcio, in passato è stato, per un piccolo periodo, è stato anche presidente del Napoli Calcio e quest'anno voleva vincere senza giocatori. Iannazzo Pietro lo dice chiaramente in una conversazione telefonica, vuole vincere con una squadra di babbi, ha bisogno di me, però a me i soldi me li deve dare prima. E iniziano tutta una serie di partite, la prima che combinano è con l'Interreggio, società del Reggino, e poi via via si dipannano tutta una serie di combin sportive. Qual è il fine? Il fine ultimo per chi combina le partite non è soltanto quello di far vincere il campionato al presidente del Neapolis, ma è anche quello di scommettere. In Italia purtroppo si può scommettere anche oggi sulle partite di Lega Nazionale Dilettanti e da quello che abbiamo visto esiste un sottobosco di, chiamiamoli fra virgolette, sportivi, ma non sono sportivi, che si vendono, soprattutto i calciatori, in questi campionati per poche migliaia di euro. Tenete presente che nel capo di imputazione viene contestata, oltre alla frode sportiva, che credo questa sia l'applicazione, poi qualcuno mi potrà correggere se mi sbaglio, ma questa norma, che è una norma forte, sancisce e punisce nel nostro ordinamento giuridico oggi una corruzione tra privati. È una corruzione tra privati quella che avviene nelle frodi sportive e viene dal legislatore sanzionata, e questo avviene dall'ottobre del 2014, con una pena che per i reati sui quali siamo intervenuti, perché erano oggetto di scommesse sportive, arriva fino a 9 anni per una frode sportiva. Quindi c'è stata anche una presa di coscienza forte da parte del legislatore, che ci ha dato anche degli strumenti per poter operare in un determinato modo, anche con attività tecniche, quindi con le intercettazioni. Da questo punto di vista poi l'attività ha riguardato prevalentemente una serie di partite del campionato del Neapolis, ma poi in questo sottobosco, in questo reticolato di soggetti che fra di loro si conoscono tutti e sanno tutti chi sono gli altri imbroglioni e quindi le persone alle quali si possono rivolgere, ci sono state poi una serie di combin che sono andati in altri campionati sempre della Lega Nazionale Dilettanti tese a far vincere il Brindisi Calcio. Ora, entrambe queste squadre, sia il Neapolis che il Brindisi, in questo momento stanno giocando i play-off nella loro categoria, nel loro girone, sono gironi diversi. Da questa indagine, attraverso un calabrese, ex calciatore, che poi è stato anche un anello un po' di congiunzione fra le due associazioni e che ha evocato in qualche intercettazione rapporti con la criminalità organizzata calabrese, essendo lui di origine calabrese, questo soggetto ci ha portato poi in un mondo un po' più sofisticato, con finanziatori, questa volta esteri prevalentemente, che arrivano dalla Serbia, da ultimo ne abbiamo avuto qualcuno che arriva da Malta, ma anche con soggetti che prendono soldi da persone che non siamo riusciti ancora a identificare, che finanziano queste partite dalla Russia. E questi si scommettono qualsiasi cosa, è un'associazione che ha uno scambio di informazioni come avviene nei reati di borsa, ma soprattutto vanno attraverso i finanziamenti, proprio entrano nelle partite e le alterano. Ci sono delle tipologie diverse in questo sottobosco di soggetti, chiamiamoli sportivi, ma tenete presente che il capo di imputazione gli contesta anche la truffa ai danni degli scommettitori onesti, al danni del pubblico pagante, di chi è andato col biglietto a vedersi la partita, può fare la querela, e ai danni delle squadre avversarie, perché non sapevano che questi si vendevano le partite, e soprattutto ai danni, e questo l'abbiamo anche scritto nella nostra informativa e ci tengo a dirlo, ai danni di tutti questi bambini che giocano e che in qualche modo sognano di emulare le gesta di calciatori, quando questi che abbiamo arrestato, e questo lo possiamo dire in maniera chiara perché le intercettazioni non lasciano poche interpretazioni, si vendevano alcuni per pochi spiccioli, altri per la modica cifra a partita di 5.000 euro.
da questo soggetto, questo Di Lauro, questo calabrese, noi siamo arrivati su diversi soggetti, diversi direttori sportivi soprattutto, di società, che avevano fini diversi, ma il fine ultimo era sempre il lucro, era sempre la scommessa, era sempre il poter lucrare sulle partite. E allora andiamo da un soggetto che era un socio occulto del Pro Patria, Ulizio Mauro, con il suo fido compare Carluccio Massimiliano. Questi sono soggetti occulti, soci occulti, loro sono il Pro Patria, ma stanno dentro la società solo per vendersi le partite. E sono in ciò agevolati da che cosa? Dal fatto che il figlio di Ulizio gioca nel Pro Patria. È proprio un giocatore del Pro Patria al servizio di queste combine sportive. Stando nello spogliatoio riesce ad avere il piacere dei suoi soggetti, per cui noi abbiamo tante partite del Pro Patria che dove si vendono queste partite e riescono anche ad ottimizzare il risultato giocandole, vendendole con l'over, che sarebbe con più gol possibili, e riescono in queste per far moltiplicare la scommessa. Abbiamo poi un soggetto diverso, abbiamo Di Nicola Ercole, direttore sportivo dell'Aquila, che si fa intervistare tutti i giorni sulla lealtà del calcio, e poi fa frodi sportive in continuazione, ma in continuazione, diverse rispetto all'Ulizio. Lui invece vuole apparire come un soggetto che la sua squadra ci tiene, quindi lui le compra le partite, le compra, però il fine ultimo è sempre la scommessa. Lui si fa finanziare quasi sempre da questi serbi, compra le partite, dopodiché ci gioca sopra, possibilmente con soldi che gli dà pure qualcun altro. E gente che ama la bella vita, per dire, di Nicola Ercole stanotte non l'abbiamo trovato a casa, ma l'abbiamo trovato al Casino di Venezia, dove è stato fermato. Abbiamo poi un magazziniere all'interno del Sant'Arcangelo, magazziniere che controlla lo spogliatoio, lo chiamano Bomber, un ex centravanti che giocava molto probabilmente ai suoi tempi, arrestato stanotte insieme a Di Nicola al Casino di Venezia, che ha il controllo dello spogliatoio del Sant'Arcangelo. Lui gestisce 3-4 calciatori e gli fa fare quello che dice lui, chiaramente pagandoli dopo aver ricevuto i finanziamenti. Vedete, è un sottobosco che ci ha permesso di delineare veramente tante combin. Le squadre chiaramente più coinvolte sono l'Aquila, il Pro Patria. Poi a un certo punto l'Ulizio pensa bene di essere anche direttore generale del Monza, e al presidente inglese che rileva il Monza gli dice che l'unico modo per pagare i debiti è l'autofinanziamento, per cui gli comincia a proporre una serie di combine sportive. E diciamo che quello che potevano combinare, combinano. Pensate che hanno giocato pure sulla Serie A cinese, e c'erano poi dei commenti fra di loro, dice: ma l'hai visto, al secondo tempo la squadra che doveva diciamo poi perdere si sono proprio seduti in campo, giocano, come ha detto il dottor Bombardieri, anche la palla a canestro, addirittura indovinano 7x7 come finiscono le partite. È chiaro che queste sono combinate all'estero, noi non abbiamo trovato l'elemento perché comunque è un reato che si realizza all'estero. Però la certezza assoluta, si sono giocati una partita di tennis cinese, mi pare, tennis cinese, del Qatar, ecco. Quindi voglio dire, hanno messo le mani un po' dappertutto. Ora guardate, le combine sono tante, poi alla fine il procuratore sicuramente me lo consentirà, vi daremo una lista di tutte le partite coinvolte. Volevo dire una cosa, semplicemente questa: le loro mire espansionistiche riguardavano anche campionati diversi, e hanno provato ad alterare anche partite di campionati di Serie B. Noi nel nostro diciamo, lavoro l'abbiamo segnalato, sono partite dove non abbiamo però individuato dall'altra parte il contatto, però ci sono stati anche i loro tentativi. Chiaramente saliva la quota, infatti per le partite di Serie B, mentre per quelle di Serie C con 40-50 mila euro cercavano di sistemare i calciatori, là almeno dalle intercettazioni emergeva che le quote salivano da 100-150 mila euro. Se avete domande, siamo qua. Il dottore Grassi, scusate. Secondo me molto toccante, laddove ha evidenziato il valore e il disvalore di quello che l'indagine ha messo in evidenza. Mentre il direttore dello SCOP parlava, mi sono annotato una frase che era di Pierpaolo Pasolini, che nel 70
ebbe a scrivere che il calcio è l'ultima rappresentazione sacra del nostro tempo e un rito nel fondo, anche se evasione. Mentre altre rappresentazioni sembrano in declino, il calcio è l'unica evasione che c'è rimasta. Ecco, leggere questa frase all'indomani dell'ennesima indagine che mette in luce il fenomeno del calcio scommesse, il fenomeno del match fixing, fa un po' imbarazzo e fa dispiacere, insomma, rinunciare anche alle metafore positive che lo sport e i valori dello sport e del calcio dovrebbero e in parte ci hanno insegnato. Mi limito a dire che il valore, quindi, e il disvalore di questa indagine è nella condotta delle persone che oggi sono state raggiunte da fermo e sono state indagate. È un'indagine che si qualifica, secondo me, per la promiscuità dei soggetti coinvolti, per la eterogeneità dei soggetti coinvolti e per la contiguità di apparenti mondi diversi che però trovano un comune interesse nell'arricchimento illecito e illegale. Concludo dicendo che, e in questo mi dà spunto il collega e il capo della squadra mobile, concludo citando invece un pezzo che è contenuto nel fermo e che i magistrati di Catanzaro hanno voluto evidenziare, cioè con riferimento agli indagati, citano che ciascuno degli indagati piega il proprio ruolo costruendo reticolati sistemi di corruttela. È questo forse che emerge dall'indagine, cioè non sono semplicemente solo e soltanto dei singoli episodi, ma è un sistema di corruzione che non vuole offendere ovviamente la bontà del calcio, ma sicuramente offende chi crede nel calcio, in questi valori, chi va a vedere le partite e chi correttamente scommette su un risultato calcistico che spera di ottenere. Ho veramente finito, mi permettete semplicemente di dire che il fenomeno della polizia, connesso alla polizia dei giochi e delle scommesse, e in particolare il fenomeno del calcio scommesse, è un fenomeno assai caro al Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Il direttore dello SCO in questo dà impulso e l'ha voluto giustamente offrire alla Mobili di Catanzaro e alla Procura di Catanzaro, perché grazie all'intuizione dei colleghi della Squadra Mobile di Catanzaro noi siamo andati in soccorso, tra virgolette, portando il nostro sapere, che è dato semplicemente dal fatto che a livello centrale insiste un nucleo che si chiama Polizia Giochi delle Scommesse e che si ha avuto l'occasione di specializzarsi nel 2002 e diffondere queste capacità sul territorio, e soprattutto ha avuto la ventura sventura di partecipare a indagini molto simili a quelle che oggi sono state raccontate. Vi ringrazio. Emerge dalle conversazioni intercettate che dopo la partita, quindi Rosso Diretto, temendo che ci potesse essere una squalifica pesante, quindi superiore alle due giornate, chiama il padre e gli chiede di intervenire, di fare in modo che venga mitigata questa sua squalifica. Ebbene, è veramente interessante rilevare come successivamente al soggetto, al calciatore, viene irrogata una squalifica di una giornata e ne gioisce lui, il direttore sportivo, il proprietario, che si meraviglia di come sia potuto accadere che abbia avuto solamente una giornata di squalifica con un rosso diretto, benché recidivo, e lui si vanta di aver ottenuto questa squalifica mitigata con un suo contatto, con un suo collegamento all'interno della commissione. Quindi questo ci dà lo spaccato di un soggetto che prima per combinare la partita si fa espellere e poi attraverso l'intervento del padre ottiene anche una squalifica mite, cioè di solamente di una giornata. Sicuramente parlano di commissione e parlano di una telefonata che Lulizio Mauro avrebbe fatto in favore del figlio. Il figlio gli dice chiama papà, e lui, commentando dopo con il direttore sportivo Don Tricarico, dice: ho fatto una chiamata a quell'amico che non ho mai disturbato per fare questa cosa qua, e gioisce, risponde con un messaggio al figlio: fatto, una giornata. Quindi a fronte comunque di un'espulsione diretta, quindi noi non possiamo dire intanto che tipo di intervento ha fatto, possiamo però dire che le risultanze investigative intercettive sono queste: richiesta del figlio,
è il padre che si vanta di aver posto in essere questo, questo contatto, aver attivato questo contatto evidentemente interno. Però non abbiamo riscontro su l'effettività dell'intervento. Avete avuto modo di riscontrare punti di contatto con l'inchiesta di Cremona? No, ci sono. No, non abbiamo punti. Noi sicuramente